Rieccoci di nuovo con ancora diciamo, per parlare di Artcam e quindi di altre funzioni. Oggi parleremo della taglierina e quindi capiremo come usarla e come si può, diciamo così, diciamo, definire meglio alcune forme attraverso la taglierina. E quindi vi ricordo sempre ovviamente di iscrivervi al nostro canale YouTube, Saper Fare, o ovviamente anche di seguire il mio sito web www.siciliashop.info. Bene, e come dicevamo poco fa, praticamente oggi parleremo appunto della funzione taglierina che si trova qua in alto. Come vedete, questa funzione taglia i vettori, quindi crea delle, diciamo, delle intersezioni. Andiamo a prendere ad esempio un rettangolo, lo selezioniamo. Poi facciamo per ipotesi che dobbiamo creare una sorta di, diciamo così, di lavorazione a profilatura diversa di questo rettangolo, e quindi vorrei tagliare queste due parti. Ovviamente se io vado adesso, intanto andiamo a centrare il nostro diciamo, rettangolo, se adesso vado a usare la taglierina, quindi faccio clic sulla taglierina e vado a tagliare questa parte qua, pensando di lasciando tutto intero, invece in realtà si cancella tutto perché ovviamente non abbiamo selezionato nessun tipo di definizione, di marcatura. Quindi come fare a utilizzare ovviamente sempre la taglierina? Quindi ricreiamo di nuovo questo rettangolo, anche se poi non è la dimensione che ci interessa, ne creeremo un altro a seconda della parte in cui ci interessa tagliare. In questo caso vorrei creare questo tipo di lavoro, guardate. Andremo a confermare, centriamo anche questo e nello stesso tempo poi lo riscendiamo sotto per effettuare adesso, usando la taglierina appunto, un taglio praticamente nelle parti interne, in modo da lasciare questo tipo di lavoro. Con questa cornice di qua, guardate, andiamo a prendere la taglierina, facciamo prima il taglio esterno e abbiamo così tolto la parte superficiale che non ci interessa, quindi ci interessa avere questo tipo di lavorazione. Non dobbiamo fare altro che tagliare questa parte esterna e come vedete non si è cancellato tutto il nostro vettore, ma bensì praticamente ha cancellato solo la parte che a noi interessa, creando questo tipo di porta, chiamiamola porta del campo sportivo, che volevo effettuare io. Adesso però dovremmo unire i vettori, perché se noi andiamo a fare clic sulla freccia e poi clic su questa parte, come vedete il vettore non è tutto intero, perché ovviamente abbiamo quest'altra parte che è isolata all'altra. Quindi come fare anche unire questo vettore con l'altro? Si selezionano tutte e due, dopodiché si va su vettori, andiamo su unisci vettori e andiamo a scegliere con nodi coincidenti. Una volta che abbiamo scelto con nodi coincidenti, andiamo direttamente a cliccare su salda e chiudendo e facendo clic sul nostro vettore, come vedete, il nostro vettore è stato unificato in tutte le sue parti, quindi pronto per essere poi elaborato, tagliato a seconda delle esigenze. Spero che quest'altro video vi sia piaciuto. Vi ricordo sempre di visitare il nostro sito web www.siciliashop.info, ma anche ovviamente di iscrivervi nel nostro canale YouTube Saper Fare. Ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video, sempre per quanto riguarda Artcam.